E la cosa che mi stupisce di più è che questa edizione sembra la decima per il programma straordinario che ha. E sono molto soddisfatta e orgogliosa che Firenze abbia adottato il Festival Eredità delle Donne. Questo rimane un grande tema, ma soprattutto rimane un grande tema nei modi in cui lo si affronta. Credo che finalmente cominciamo a uscire dalle secche di un dibattito che ha sempre confinato la riflessione sulle donne, appunto, sulla riscoprire un ruolo nella società, che le donne evidentemente hanno naturalmente, che non c'è bisogno di essere recuperato. Quello di cui c'è bisogno è di capire che abbiamo bisogno, un bisogno proprio essenziale, di usare tutti gli strumenti che abbiamo per affrontare la complessità del mondo. E la prima differenza che c'è, la prima varianza che c'è, la prima alternativa che c'è, quella delle visioni dell'alternativa di genere, le prospettive degli uomini e delle donne sulle cose, ed è necessario usarle entrambe, altrimenti è come guardare il mondo con un solo occhio, non è possibile, insomma, mi sembra perfino banale doverne parlare ancora, eppure tocca parlarne ancora. Qual è l'eredità delle donne che si porta a Firenze in questi 3 giorni? Beh, macroscopicamente, anche nel sottotitolo del festival, l'eredità dell'elettrice palatina che destinò il patrimonio dei medici alla fruizione comune per attirare tanto pubblico anche da fuori.